Mentre tra San Marco e San Pietrovico i cittadini sperano che il comune dica un bel no agli impianti a biomasse che producono inquinamento, la giunta Tambellini si mette al lavoro, approva il PAC, piano d'azione comunale, ma a quanto pare pensa più a migliorare la qualità dell'aria, puntando piuttosto su una mobilità alternativa. Tra le azioni che l'amministrazione intende mettere in campo per contenere le emissioni che maggiormente incidono sulla qualità dell'aria a Lucca, vi sono infatti la realizzazione di stazioni di bike sharing, interventi di educazione e sensibilizzazione della cittadinanza, la creazione di parcheggi e scambiatori, distanti dal centro ma collegati ad esso tramite trasporto pubblico, la rimodulazione del trasporto pubblico locale, l'allestimento di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, la promozione dell'isolamento termico degli edifici e la promozione del solare termico. Azioni che interessano quindi il trasporto su strada e le combustioni non industriali, ovvero le combustioni dovute principalmente al riscaldamento di edifici. Azioni che, seppur è vero, vanno ad incidere su quei due settori che maggiormente incidono sullo sforamento di PM10, rispettivamente con il 40 e 37%, non pongono vincoli a quelle centrali su cui proprio venerdì o massimo lunedì Tambellini e Company sono chiamati ad esprimersi.